a una nuova puntata del live show. Vi presento subito il dottor Simon Sarra. Grazie, benvenuto, dottore. Benvenuto. Grazie, salve a tutti. Come può vedere, come sa, in queste puntate Mattia e l'Erica purtroppo non riescono a venire, insomma il periodo è sempre quello che è, complicato, difficile, stanno bene comunque, mi dicono che stanno bene, come sempre non siamo nella nostra solita consueta location, ma siamo sempre a Chamois di Piacenza, abbiamo semplicemente cambiato muro da dove abbiamo spostato, siamo messi al muro. I lavori di manutenzione del water proseguono. Speriamo che prima o poi finiscano anche, e che hanno trovato delle difficoltà gli operai, non vi racconto anche dei reperti archeologici, esatto, non voglio andare troppo nei dettagli. Puntatona come sempre quella di questa sera, avremo il dottor Simon Sarra che è già qui, poi l'avvocato Gabriele Spotordo, i cinemaniaci Ivan Brusa e Paolo Riva, se vuole può salutarli. Ciao Ivan Brusa e Paolo Riva. E come sempre loro mi mandano i video messaggi, poi io li mando a voi. Sono pigri, stanno a casa, esatto, io invece alzo, vengo boots on the floor. Esatto, bravo. Esatto, e poi tornano a trovarci Piero Scottini e Riccardo Biella, con loro come sempre parleremo di alcuni temi di attualità, ma iniziamo subito appunto con il dottor Scottante Simon Sarra. Attualità direi. Perché Scottini, non siamo battute veramente da avanti spettacolo degli anni 20. Iniziamo subito con lei, però argomento di questa sera molto interessante. Sì, interessante, in alcune puntate fa abbiamo parlato dell'origine degli alimenti più famosi italiani, conosciuti come eccellenze italiane e che ci piace credere abbiano delle storie millenarie alle spalle, quando poi invece scopriamo che in realtà diverse volte questi alimenti così emblematici della nostra tradizione così antichi non sono, e magari hanno una storia di 100-150 anni. Ricordo, aveva parlato settimane fa del tiramisù. Del gelato, del tiramisù, esatto, la pizza, la stessa pizza per esempio. E un altro alimento molto famoso nel mondo come emblema dell'italianità, un primo, che non è la pasta, pizza, pasta. No, un primo. Il risotto. Il risotto fa parte di tutti i menù dei ristoranti italiani in giro per il mondo. Però bisogna sempre essere in due come minimo prezzo. Sì, cioè, certo. Questa cosa che perché la lavorazione da solo non puoi. Oppure fa come me e ne mangia due. Tra l'altro c'è un'ottima risotto. C'è un po' da aspettare. C'è un'ottima risotteria a Casal Pusterlengo. Scusi. No, non sono parenti. No, però vado spesso. C'è un risotto al salmone fantastico. E, ecco però, ma quando è nato questo risotto? Il risotto ha una storia molto recente, anche qui agli inizi del Novecento. In realtà il riso è un alimento cardine per l'uomo da come minimo migliaia di anni nell'estremo oriente, ma la storia italiana, soprattutto del risotto, è molto più recente. Le prime ricette sono di metà dell'Ottocento, ma l'utilizzo un po' più diffuso è sicuramente nel secolo scorso, cioè nel Novecento. Consideriamo che l'alimentazione che includeva il riso in Italia era esclusiva di alcune regioni del nord come il Piemonte, il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, ma non veniva utilizzato come risotto, ma nella minestra, nel minestrone. Il consumo di riso che è stato osteggiato nel corso dei secoli, perché in Italia arriva nel Medioevo, ma viene considerato una spezia e un medicamento. Comincia ad avere un po' di diffusione nel Rinascimento, ma è osteggiato perché ci si rende conto che il riso è collegato in qualche modo all'insorgenza della malaria. Allegria. Sì, perché le zanzare vivono, si sviluppano, gli embrioni si sviluppano nell'acqua e così via. Anche questo era un po'
un complottismo, un complottismo antelittera, nel senso che alcuni sostenevano che fosse il riso a causare la malaria, mentre invece era semplicemente l'acqua stagnante che è necessaria. Il consumo di riso ha degli alti e bassi, ma noi dobbiamo pensare che, per esempio, negli anni 30 del secolo scorso nasce l'ente Risi, che ha appunto lo scopo di diffondere l'utilizzo del riso in Italia. Quindi si desume che non esisteva un consumo molto diffuso. Dobbiamo anche pensare che le varietà che utilizziamo ai nostri giorni sono piuttosto recenti. Il vialone nano. Il riso venere. Ecco, il riso venere ha una storia più antica, ma non è così diffuso. Ma quelli che vengono utilizzati, il vialone nano, il carnaroli, sono stati selezionati negli anni 50, mentre invece, per esempio, altri come il Roma, come l'Arborio, come il Baldo sono degli anni 40, 1940-1950, per cui sono piuttosto recenti. E una ricerca statistica appunto degli anni 50 sull'alimentazione degli italiani ci fa una fotografia anche del consumo di riso, che è conosciuto sostanzialmente solo, come dicevo prima, in Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia, mentre invece al centro-sud era praticamente quasi completamente sconosciuto e considerato un alimento per chi non stava bene, un alimento da ospedale. E quindi gli arancini sono molto recenti. Probabilmente hanno una storia, poi magari c'era qualcuno che li faceva già a fine 800, ma non era sicuramente un alimento così diffuso. Cioè, al ristorante il risotto non è arrivato recentemente. La ricetta del risotto è ancora in evoluzione, ancora oggi. Qui parliamo dell'inizio del Novecento, ma come gli alimenti di cui parlavamo gli altri giorni, nelle altre puntate, la diffusione si è avuta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale. Va bene, grazie dottor Sarra per essere stato con noi. Ora diamo la linea a colui che ci salverà, ci porterà fuori dalle patrie galere, l'avvocato Gabriele Spotorno. Meglio chiamare l'avvocato Spotorno. Better call Spotorno. Vai. Salve a tutti, salve direttore, ancora qui, eh? Ancora qui. Come faccio a farla schiodare da questo studio? Ma non posso, mi trovo troppo bene, non me ne vado via. Allora, la puntata di oggi, come anche le altre, è molto interessante, secondo me, perché parliamo dei condomini. Chi non abita in un condominio, esatto. Chi non ha mai litigato durante un'assemblea condominiale, ci dica qualcosa. Assolutamente. Qualche trucco. Tocchiamo questo tasto dolente che è il condominio, dove sì. Voi forse non lo sapete, ma il più... tanto poi tagli, sì, giusto, sì. Ok. Il fai da voi non lo sapete. Voi non lo sapete, ma la prima causa di omicidi in Italia è proprio le lite con i vicini. Purtroppo sì. E ci sono purtroppo beghe condominiali che nascono come semplici insulti e poi finiscono a questioni sprangate. Ci si vede, i condomini poi si vedono più in tribunale che nel pianerottolo di casa, ecco, mettiamola così. Allora partiamo dal condominio. Il condominio negli edifici, in realtà che cos'è il condominio? Il condominio è semplicemente una comunione, no? È la comunione che si applica agli edifici, dove il condominio si occupa della gestione delle parti comuni, scale, pianerottoli, tetto. Purtroppo non è mai facile gestire le parti comuni, perché ci sono sempre molte questioni aperte. Sì. Ma mettiamo un attimo dei punti fissi. Innanzitutto, un condomino non può sottrarsi le spese e gli oneri per conservare la parte comune. Conosco della gente che lo fa. Che purtroppo questo lo fanno, ma diciamo che dal punto di vista legale non si può fare. Così come un condomino non può rinunciare
alla propria parte comune, cioè un condomino non può dire ma io mi faccio un'altra scala e questa scala ve la gestite voi, no, è tenuto a occuparsi insieme ovviamente a tutti gli altri alla conservazione dell'edificio, della facciata, scale e tutto il resto. Ovviamente le decisioni sulle spese devono essere approvate dall'assemblea a maggioranza e il condomino in minoranza deve comunque adeguarsi alla maggioranza, sia che voglia fare dei lavori ma la minoranza li boccia, sia il contrario. Però c'è la possibilità a volte per l'amministratore di agire, di sostituirsi all'assemblea per fare quei lavori necessari ed urgenti alla conservazione del condominio. Per esempio, arriva una tromba d'aria che sradica il tetto e qui non importa che i condomini siano favorevoli o non favorevoli a rifare il tetto. Il tetto bisogna farlo perché altrimenti non c'è la copertura. E quindi qui l'amministratore autonomamente può fare i lavori e poi alla prima assemblea ovviamente dirà io ho fatto i lavori di rifacimento del tetto perché sono perché erano da fare. Per quanto riguarda l'assemblea, ricordatevi che ci deve essere sempre il numero legale, quindi controllate sempre il numero legale, perché altrimenti l'assemblea è nulla e la potete far saltare. Quindi, oppure se voi avete interesse a fare un determinato lavoro, se poi l'assemblea ve l'approva ma mancano dei condomini, poi i condomini possono impugnare la delibera e farla saltare. Altro aspetto importante, quando prendete le decisioni e fate le votazioni, se c'è l'unanimità non importa, ma se ci sono dei condomini favorevoli e dei condomini contrari, fate mettere sempre all'amministratore il nome di chi è favorevole e di chi è contrario, perché non mettere i nomi è proprio motivo di impugnazione della delibera. Sì, questo non lo sapevo. bisogna sempre mettere il nome di chi vota in un modo e chi se c'è l'unanimità, questo a posto, però non si può scrivere 5 condomini sono a favore e 3 no, perché questo serve per identificare il condomino, contare i millesimi e vedere che siano state rispettate tutte le varie maggioranze previste dalla legge. Abbiamo esaurito il tempo, però direi che la settimana prossima, tanto io sono qua, lei anche. Continuiamo questo argomento. Assolutamente, direi. Sì. Grazie. Saluto a tutti. Beh, grazie come sempre all'avvocato Gabriele Spotono per i suoi preziosi consigli legali. E ora sono tornati a trovarmi dopo qualche puntata di assenza i nostri due anziani rimasti giovani, Piero Scottini e Riccardo Biella. Benvenuti ciao. Ragazzi, ciao, benvenuti. Grazie per essere con noi. Non ci siamo visti perché ci sono state due puntate di Best Off, poi insomma ci vediamo dopo difficile. Qualche settimana, vi vedo però uguali, non ma siete sì. Non siete nonostante, non siete invecchiati, non siamo invecchiati. Neanche meno di un male. Giorno meno male. Allora, con Piero e Riccardo in questa puntata ci facciamo una domanda. Oggi, anzi, qua, sì, beh, una domanda, dai. Oggi Dio tace, ma è vero o è falso? Sentiremo che cosa ne hanno da dire Piero, che cosa ne ha da dire Riccardo. Direi allora, sembra un tema, diciamo, lontano, ma in realtà è molto vicino ai giorni nostri, è assolutamente anche tangibile, diciamo così. Allora chiedo a Piero, iniziamo subito da lui, se secondo te Dio è silente oggi, se è vero o è falso? Dunque, io comincerei da dire che nel 1967 il gruppo dei Nomadi cantava un'espressione di Guccini, Dio è morto. Ecco, chi è di quel periodo, chi ricorda questo? Questo ovviamente Dio è morto è una frase del filosofo tedesco Nietzsche. Ecco. Oggi non c'è più questa espressione, o comunque non la si sente più. Invece si sente più spesso che Dio tace, cioè gli avvenimenti che ci sono oggi effettivamente avrebbero bisogno, o tutti desidererebbero che effettivamente la divinità, no? Ecco, sotto le varie
aspetti che uno può considerare, dicesse qualche cosa, intervenisse. Ecco. Bisogna però pensare che in questi ultimi 40-50 anni effettivamente la religiosità si è andata spegnendo, si è affievolita, diciamo. Ecco, prima la società era fondata su alcuni capisaldi, c'era la famiglia, c'era la chiesa, c'era la patria, eccetera. Oggi questi valori poco alla volta si sono dispersi o si sono annacquati. E qual è il motivo? Ecco, il motivo effettivamente è l'individualismo, la secolarizzazione che poi si è trasformata in secolarismo, eccetera. No? Quindi i motivi possono essere tanti e potremmo anche analizzarli in maniera più compiuta. Però adesso effettivamente Dio apparentemente tace o comunque non si sente. Non si sente. Ecco, non si sente. Vuoi perché noi siamo sordi e lui parla, o vuoi perché effettivamente lui tace, ecco. E, però forse non è tanto quello che così può preoccupare, ecco, soprattutto quelli che sono un pochino più attenti ad un esame riflessivo, no, della situazione che stiamo vivendo, al di là di questa contingente in generale, no? Ma è che l'assenza di Dio o il silenzio di Dio non è più percepito, cioè è un passaggio ulteriore, perché una volta lo si sentiva, lo si avvertiva, ecco, la presenza. Oggi l'indifferenza, ecco, l'individualismo ci fa dire che effettivamente sì, che ci sia o che non ci sia, che parli o che taccia, è quasi indifferente. È indifferente, personalmente non interessa. Quindi io, siccome appunto per rispondere alla tua domanda, così facendo la parte d'instruens, ecco, direi sì, effettivamente oggi tace Dio. Riccardo, invece, secondo te Dio tace oppure ci parla o noi non lo ascoltiamo? Dunque, guarda, io la prendo su ancora più da lontano. Lui ha parlato del 1966. Sì. Io vado a citare un brano bello, suggestivo, della Bibbia. Tu c'eri, tra l'altro. Quindi... Siamo indietro di... Eri presente, 3000, un testimone. Circa 3000 anni. Sì, sì, beh, c'eri. E è l'episodio che... capitato al profeta Elia, no? Il profeta Elia che era andato, si era rifugiato su una montagna perché era in un periodo di profonda depressione, no? E cercava una voce, cercava Dio, no? Cercava Dio per ritrovare se stesso, la sua forza, no? E la Bibbia, e cito proprio le parole, sì, dice questo, no? A un certo punto Elia lo ha trovato Dio, no? Il Signore non era però nel vento, perché c'era stato un vento impetuoso, non era nel terremoto, perché c'era stato un terremoto, non era nel fuoco, ma era in un sussurro di una brezza leggera, nella pace. O come dice l'originale proprio della Bibbia, il Signore era in un filo di silenzio sonoro. Molto bello questo. Bisogna, certo, stare molto in silenzio, bello, quindi. Ecco, questo è molto bello. Allora, questo per dire sostanzialmente che, secondo me, prendendo spunto anche da questa citazione, no? Dio parla sempre. Dio credo che sia un comunicatore continuo. La sua però è una comunicazione nello spirito. Non è una comunicazione materiale. Dio è spirito, questo è... Chi ci crede, e io ci credo, e Dio c'è, Dio è spirito. E quindi la sua è una comunicazione, ma dal punto di vista materiale silenziosa, ma è una comunicazione profonda e continua. E soprattutto direi che Dio parla al cuore, parla al nostro cuore e parla tramite il nostro cuore. Sono due gli aspetti. Prima di tutto parla al nostro cuore. E qui bisogna avere praticamente che cosa? L'atteggiamento giusto. L'atteggiamento giusto è quello del silenzio, è quello della capacità di individuare i segni
di discernere quando è la voce di Dio o quando invece è la voce del nostro fastrono interiore, la voce dei nostri problemi, è la voce di tutte le angustie che ci prendono. Quindi è evidente che bisogna mettersi in ascolto, bisogna fare spazio, bisogna togliere, e quindi qui è importante la meditazione, è importante anche fare un po' di educazione, è trovare degli spazi di silenzio sia interiore che esteriore. Non è facile forse. Non è facile, però vorrei dire, è come quando diceva le onde radio nell'universo, ci sono sempre state, i famosi quasar, sì. No? Che mandano e mettono, e noi prima non le abbiamo mai sentite. Sì. Ma perché? Perché non avevamo mica i ricevitori giusti. Ma Dio parla sempre al nostro cuore. È evidente che però se non ci mettiamo sulla sintonia giusta, dobbiamo sintonizzarci, è evidente a questo punto che lui continua a parlare, ma il nostro cuore non recepisce. Sì. Ma c'è poi un'altra cosa, che Dio parla nel mondo, nella società, e qui forse viene fuori il discorso del silenzio di Dio, anche tramite di noi, tramite il nostro cuore che lo ha ascoltato e lo trasmette. Diciamo, diventiamo noi quasi dei trasmettitori. Ma è evidente, fino a che noi non lo sappiamo ascoltare e non lo sappiamo trasmettere nella nostra vita, nel nostro modo di fare, nei nostri pensieri, nella nostra carne, nella nostra testimonianza, nel nostro andare a parlare con gli altri, non sappiamo trasmettere, anche perché non lo riceviamo, quello che Dio ci trasmette, è evidente che Dio poi è più difficile che si possa propagare la sua voce, perché Dio parla anche attraverso di noi, ma se noi non lo ascoltiamo, se noi mettiamo una barriera, che è la barriera del nostro, soprattutto il fatto della nostra distrazione, noi non ci mettiamo lì a fare silenzio e spazio dentro di noi stessi. Quindi io credo che Dio sia un comunicatore continuo. Il problema è la fonte ricevente. Aumentare le nostre captare meglio, ma soprattutto metterci in quel silenzio interiore e in quella sintonia, capacità di individuare un segno falso e un segno vero. Io credo che questo è molto un lavoro di educazione da fare, insomma, che oggi è difficile proprio perché c'è questa confusione continua. Quindi io credo che Dio parli sempre. Sì, oggi c'è poco silenzio, c'è molta confusione, bisogna sempre correre, fare, non c'è un secondo, non ci si riesce a fermare un secondo forse. Quindi questo non so, è il mio punto di vista, insomma. Aggiungerei anche, oltre a quello che dice Riccardo, anche il compito nostro di porre ascolto appunto a questa voce di Dio che si manifesta in tanti modi. Ma ci sono anche altre persone vicine o lontane a noi che parlano in tanti modi e che sono comunque la voce di Dio. Certo, anche noi dobbiamo... Possono essere la voce di Dio. Questo è molto interessante. E captare appunto anche questi segnali, no? Che vengono anche non soltanto il compito nostro, ma anche cogliere la voce di Dio negli altri, nell'altro, insomma. Comunque il frastuono sicuramente non aiuta. Il frastuono interiore, ma anche esteriore, non aiuta. E soprattutto oggi non aiuta. Una volta era più facile. Il nostro stile di vita forse è cambiato. Sì, anche è sicuro è cambiato. Anche lo stile di vita, perché poi il palato si abitua alle cose più... magari più pesanti nel senso che così eclatanti, no? E non sa cogliere, quindi come poteva essere l'esempio della Bibbia, no? Il vento forte e l'incendio e il terremoto, queste cose. Noi abbiamo un palato abituato ai toni forti, sì, rumorosi, anche. Invece il tono silenzioso, leggero ma penetrante, e che questo lo si può, bisogna esercitarsi, ecco, ma lo si può trovare nella propria vita. Io l'ho trovata in molte circostanze, quindi credo che possa essere questo il messaggio
principale da, che io mi sento di dare, insomma, su questo tema. Grazie, grazie Piero, grazie Riccardo, però ora siamo arrivati al momento più seguito di questa trasmissione perché siamo arrivati all'aforisma di Piero. Se non c'è quello che non è mio, se non c'è quello ovviamente. Io mi immagino quando forse, speriamo nella prossima stagione, avremo il pubblico, qui si scatenano in applausi. Sono tutti lì che stanno aspettando. Esatto. Allora, siccome Riccardo ha citato il cuore, ecco, l'aforisma è proprio su questo. Oh, là. Uno scrittore polacco, morto relativamente vicino a noi nel 1996, Kielowski, ecco, non so se pronuncio bene, fa questa domanda. Che cos'è Dio? Domanda un bambino. La madre lo stringe tra le braccia e gli chiede: cosa provi? Ti voglio bene, risponde il bambino. Ecco, Dio è questo. Bellissimo. Non è neanche, ormai non legge neanche più delle frasi, ma Diallo è diventato un attore. È un aforisma vivente. Esatto. No, molto bello, a parte gli scherzi. No, molto bello che si applica, certo, al tema. Ecco, Dio è il cuore. Grazie davvero Piero. Prego, grazie prego, Riccardo, ciao, per essere stati con noi. Ci vediamo fra un paio di settimane, Paolo, con voi. E ora diamo la linea a Ivan Brusa. Vai Ivan. Questa sera vi voglio parlare di un regista che si chiama Franco Prosperi. Franco Prosperi non ha iniziato la propria carriera lavorativa nel cinema, aveva iniziato in quello della ricerca scientifica, per poi approdare negli anni 70 ai documentari, per esempio uno, forse il suo più famoso, che aveva co-diretto, è Mondo Cane. Si è però poi molto dedicato anche al cinema di genere e secondo me ha fatto alcune pellicole anche veramente di valore. E ve ne vorrei, come dire, citare due in particolare che sono veramente belle. Che una di queste si chiama L'uomo dalla pelle dura, un uomo dalla pelle dura con Thomas Millian. Ma il mio preferito in assoluto è questo, vi faccio vedere in DVD, Pronto ad uccidere, con Ray Lovelock, che parla di questo giovane poliziotto che si infiltra, diciamo così, in questa losca gangster band, in questa criminalità organizzata di un tot tipo, e da lì sfociano appunto varie vicende violente, ma anche spesso molto ironiche, insomma, e vi consiglio appunto di recuperarlo questo film perché è una piccola chicca. In generale comunque Franco Prosperi è un regista appunto che, come sempre, vi voglio consigliare perché ha fatto alcuni film veramente di valore, era un autore insomma che aveva il suo stile e vi consiglio vivamente di vedervi qualcosa di suo, dei tempi, ecco. Beh, e per un Ivan Brusa che se ne va, un Paolo Riva che arriva. Vai Paolo. Consideriamo oggi un altro capolavoro di Disney che io amo tanto, forse uno dei miei preferiti, è del 1953, Peter Pan. Peter Pan, questo mito appunto del ragazzo che non vuole mai crescere. Disney però non ha voluto tanto sviluppare questo in questo suo lungometraggio animato. A lui interessava più che altro presentare lo spirito avventuroso di Peter Pan, che lui vola appunto con i bambini della famiglia Darling, vola in questa isola che non c'è, dove c'è Capitano Uncino, Spugni e tutto il resto. Questo senso di avventura che è bello, no? Perché questo senso di avventura dovrebbe appartenere a tutte le persone, come di riscoperta di nuove cose ogni giorno, nel senso che non ci si deve fossilizzare nelle cose che si fa sempre, ma secondo me bisognerebbe averlo fin tanto che si vive. È bello sempre scoprire nuove cose. In questo senso si può essere Peter Pan, nel senso mai abituarsi a fare le stesse cose, mai evadere, guardare, trovare nuovi mondi, nuovi stimoli, nuovi interessi. Di Peter Pan conservo sempre quel volo di Peter Pan con Campanellino e con i tre figli della famiglia Darling, quel volo appunto nel cielo notturno di fianco al Big Ben di Londra, perché loro abitavano, la famiglia Darling abitava appunto ambientata a Londra.
Loro che volano nel cielo stellato e di fianco c'è questo Big Ben appunto obliquo, no? È bello, mi dà questo senso di volare, di essere leggeri, di essere al di sopra dei problemi e delle cose. Peter Pan quindi è stupendo anche qui, disegno bellissimo, purezza dei sentimenti, purezza delle espressioni, animali che diventano antropomorfi. E la famosa nana, che è la tata San Bernardo dei bambini, dei ragazzi della famiglia Darling. È un film bello, un film stupendo. Consiglio di guardarlo, come consiglierei di guardare sempre tutti i film di Walt Disney. Non può mancare appunto nella vostra collezione. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Il live show, come sempre, torna settimana prossima, stesso posto, stessa ora. Vi ricordo che se volete rivedere le puntate potete farlo tranquillamente andando su YouTube, sul nostro canale che si chiama Paolo Muzio Live Show, oppure potete vedere le puntate anche sulla pagina Facebook della trasmissione Live Show, Instagram, insomma, siamo ovunque. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo settimana prossima. Ciao!